Questa che vedete è l'edizione originale del 1499 di quello che è considerato il più bello e prezioso libro di tutto il Rinascimento. Si tratta dell'Ipne Rotomachia Polifidi, titolo che assomma tre parole greche e che significa combattimento amoroso in sogno di Polifilo. È un romanzo allegorico pubblicato da Aldo Manuzio con l'accompagnamento di 170 xilografie. Un acrostico, contenuto nel testo, formato dalle iniziali dei 38 capitoli, indicherebbe l'autore dell'opera in un Francesco Colonna, secondo alcuni il frate domenicano residente a Venezia e i santi Giovanni e Paolo, secondo altri il principe romano, signore di Palestrina, forse appartenente all'Accademia di Pomponio Leto. Nel libro si narrano in uno stile composito e mediante un raffinato simbolismo e continui riferimenti letterari le avventure di Polifilo in una selva, poi in un meraviglioso edificio dove egli, guidato da cinque ninfe che personificano i cinque sensi, conosce la signora del luogo, Eleuterida, dea della libertà, e infine la più bella delle ninfe, Polia, della quale conquista l'amore. Polifilo sogna la bella Polia e per raggiungerla deve superare una serie di prove iniziatiche, un cammino catartico dal dolore alla gioia attraverso un mondo fantastico di carattere arcologico, con piramidi, obelischi, templi in rovina, altari sgretolati, tra i quali Polia appare come una ninfa che guida l'amante all'illuminazione estrema presso la fonte di Venere. La storia corre, divisa in due libri, lungo il filo di una vicenda amorosa, costellata di divagazioni e ambientazioni diverse, intrisa di citazioni, come nelle opere narrative di Boccaccio, quali il Filocolo, l'Ameto e il Filostrato, o in novelle coeve, ma secondo vicende particolarmente intrecciate a significati oscuri, a emblemata e rinvii ermetici. I luoghi dell'amore costituiscono tappi in un cammino sapienziale. La lingua è un volgare venato di latinismi e grecismi, nel quale si sono volute riconoscere declinazioni venete. Il fascino del libro risiede non solo nella sua bellezza grafica. Il Polifilo è infatti enigmatico ed ermetico per molti versi, nella lingua, nella storia, nell'identificazione stessa dell'autore del testo, nella possibilità di riconoscere l'autore dei disegni e gli intagliatori delle xilografie. Xilografia e composizione tipografica sono i due fattori che fanno di questo libro un'opera d'arte. Il testo è disposto a colonna, a piramide rovesciato o in coppia, a coppa o in altre fantasiose forme, in grado di assicurare un effetto estetico originale e mai sperimentato in precedenza. Le 172 incisioni, così belle da essere state via via attribuite ad artisti del calibro di Giovanni Bellini o Andrea Mantegna, sono probabilmente opera del geografo e incisore padovano Benedetto Bordon e di altre mani. Molte di queste mostrano un deciso contenuto erotico. Dal punto di vista editoriale c'è da rilevare che il Polifilo fu stampato da quell'editore visionario e innovatore quale fu Aldo Manuzio. Per la prima volta compaiono due elementi che identificano la casa editrice Aldina: il motto classico «Festina tarde», affrettati lentamente, e l'ancora con il delfino avvolto attorno all'asta. Dopo la sua pubblicazione, il Polifilo diventa subito una sorta di oggetto del desiderio. Sappiamo, per esempio, che Albrecht Dürer, nel 1507, se ne assicura una copia ad un prezzo molto alto per il tempo. Si stima che sia giunta ai nostri giorni oltre la metà della prima tiratura del Polifilo, ovvero 300 copie censite nelle biblioteche pubbliche, nelle collezioni private, transitate per il mercato antiquario. Un libro tanto eccezionale che nell'aprile del 2013 fu battuto dalla casa londinese Christie's per quasi 316.000 dollari. Quella conservata dalla biblioteca di Bassano del Grappa è una copia originale del 1499, che assomma alla preziosità editoriale un ulteriore motivo di pregio. Si tratta infatti della copia posseduta da Antonio Canova, il grande artista di Possagno che nella sua biblioteca personale la conservava gelosamente assieme ai libri di belle arti. A Bassano è arrivata a metà Ottocento grazie alla donazione di Giambattista Sartori Canova, fratellastro dell'artista.